il round dei lupi. Fai il tuo ingresso nell'arena. Io l'ho fatto prima qua, però devi avere anche tante armi potenti. Poi devi fare il moltiplicatore. Che inizi il primo round. Ma era un bel po' che facevo la partita, non so, giocavo contro qualcuno, c'era sempre problemi, non di rete, che magari c'erano persone che non avevano la stessa configurazione e non potevi giocare. Gold. No, sì. Tanto l'altra volta l'hai fatto per un anno, giusto? Tesco. Round completo. Ritorna alla stanza principale da lui. Grazie. Sì, Silenzio! Sta silenzio. Per parlare! È detto silenzio! È È il round dei mercenari. Mercenari! Fai il tuo ingresso nell'arena! Ah, quello è bello! Io le combino con la tempesta. Tempeste, poi ho ghiaccio insieme poi le spade, un po' faccio. E prima quando giocavo c'era un periodo che c'erano tante momenti quando c'erano tante persone quando no, e quando ritorno mettevo alla stanza wind, principale dall'uscita più e c'erano tante persone. Grazie. E io ti buttavo giù, io ero nervoso. Giriamo la ruota, adesso come c'è Yob. È il round degli Yob. Fai il tuo ingresso nell'arena. Ciao Cicino. Ciao Fubasto. Ciao. Adesso contro il Job. Madonna. Mi sta aspettando qua.
Che il round abbia inizio. Dall'uscita più vicina. Grazie. Quale sarà il verdetto della ruota della sfortuna stavolta? È il round dei piagati. Fai il tuo ingresso nell'arena. Abbia inizio. Che cosa la vecchia questa? Si sarà sentita più giovane di qualche sede. Ah, che vuoto stupendo quello dei canali. Quel morso sta prendendo una batosta d'inferno. Colpo niente male per una persona. Aspetta, dai, niente arrivo. Contro chi dovrai lottare oggi? È il round delle furie della sabbia. Fai il tuo ingresso nell'arena.
Che il round abbia inizio. Queste signore della sabbia sono tolte. Ci volano per sotterrare. Ma che peccato, avrebbe spulmato tutto facendo la ruota. Ritorna alla stanza principale dall'uscita più vicina. Grazie. Silenzio! Sta per parlare la ruota. Creature a Iosa. Che cominci il round finale. La ruota della sfortuna. Ti riteniamo. Divino. Ehi, River, pensi che a qualcuno riuscirà un punteggio perfetto, prima o poi? Forse, se si presentasse qualcuno abbastanza abile e del tutto privo di una vita sociale.